Riorganizzazione amministrativa del Consiglio. Via libera la legge che sostituisce il direttore con un segretario generale. Il compito della valutazione passa all'ufficio di presidenza. Fusione dei comuni, approvati nuovi aggiornamenti alla legge. Election Day il 17 aprile per l'incorporazione di Monbaroccio e Tavoleto. L'attività del Corecom nelle regioni. A Roma il presidente Mastro Vincenzo apre la conferenza stampa con l'Agicom e il coordinamento nazionale. Scompare la figura del direttore, sostituita da un segretario generale. La valutazione dei dirigenti e dei funzionari passa all'ufficio di presidenza, che sarà supportato da un comitato esterno di esperti. Sono queste le principali novità della riorganizzazione amministrativa del Consiglio regionale, approvata a maggioranza questa settimana. La riforma punta al contenimento della spesa e all'efficienza, sostengono i firmatari della legge, il presidente Mastro Vincenzo e il vicepresidente Minardi. Di parere contrario tutta l'opposizione. Dal primo di aprile andrà in quiescenza il direttore generale, verrà cambiata la sua funzione, non sarà più un direttore generale che ha più logica in un ente che gestisce, ma avremo un segretario generale che ha più logica in un organo legislativo che fa consulenza ai gruppi e agli organi collegiali. E questo significa organizzare, questo significa anche abbattere i costi, perché il costo dell'ex direttore generale sarà diminuito nel ruolo del segretario generale. Sarà un nostro limite, mio del Movimento 5 Stelle, ma l'efficienza non l'abbiamo riscontrata. Abbiamo visto esclusivamente un cambio di nome da direttore generale a segretario generale, abbiamo visto il fondo dei dirigenti che viene aumentato e questo potrebbe essere propedeutico all'aumento dei dirigenti, abbiamo visto un emendamento che limitava la scelta dei funzionari e della segreteria e dei gruppi, e quindi siamo molto perplessi su questo. Via libera con 18 voti a favore, 5 contrari e 4 astenuti agli aggiornamenti legislativi sulla fusione dei comuni. Il provvedimento, oltre a precisare alcuni aspetti della legge Delrio, accoglie una norma transitoria per consentire a Monbaroccio e a Tavoleto di svolgere il referendum per l'incorporazione il 17 aprile, in contemporanea con quello abrogativo sulle trivellazioni in Adriatico. Sì, va a toccare degli aspetti, diciamo, più puntuali di gestione e di attuazione di questa legge. Il dato più saliente, a mio parere, è che il referendum può essere indetto dal 10% del corpo elettorale, che è un segno evidente di apertura verso le comunità che intenderebbero dare fiato, insomma, a questo strumento dell'aggregazione, fusione per incorporazione dei comuni. Non è accettabile che sia dall'alto un sistema politico che impone le fusioni di due città, di due amministrazioni comunali. Questo atteggiamento è stato fortemente penalizzato e oggi si ripropone quello che doveva essere fatto un anno fa, cioè l'introduzione della Delrio. Credo però che nella introduzione si stiano facendo ulteriori forzature. Io ho presentato diversi emendamenti perché mi pare che si voglia ancora una volta dare poco ascolto al risultato. Dopo l'avvio ufficiale a Roma della campagna informativa sul referendum del 17 aprile con i rappresentanti dei nuovi consigli regionali proponenti, tra cui il presidente Mastro Vincenzo, la terza commissione ambiente ha incontrato il Consiglio delle Autonomie Locali. Sarà proposta a tutti i consigli comunali una mozione tipo per aprire il dibattito informativo e promuovere la partecipazione. Il presidente Mastro Vincenzo, delegato alla comunicazione per la conferenza dei presidenti dei consigli regionali, ha aperto al Senato la conferenza stampa dedicata alle attività dei Corecom nei territori regionali. Presente all'incontro il presidente Agicom Angelo Maria Cardani e Felice Blasi del coordinamento nazionale Corecom. I Corecom svolgono un'attività fondamentale per la nostra comunità. Solo nel 2015 sono state oltre 100.000 le conciliazioni esperite dai vari Corecom in tutta Italia e speriamo che in un prossimo futuro i cittadini possano conoscerne sempre più le potenzialità.